Ciao amici di Rock Walk, sono Christian De Rosa e come promesso oggi insieme faremo la pizza fatta in casa. Vi do la vera ricetta per fare la pizza fatta in casa in modo semplicissimo. Siete pronti? Impattiamo! La ricetta è fatta principalmente di 4-5 ingredienti: farina, acqua, sale, lievito e olio extravergine d'oliva. Partiamo da 350 g di acqua, dove andiamo ad aggiungere 5 g di lievito fresco. Prendo un bel cucchiaio e comincio a sciogliere il lievito. Sciolto bene il lievito, andiamo ad aggiungere l'olio. Olio extravergine d'oliva, mettiamo un olio buono. E andiamo a girare ancora. A questo punto entriamo con la farina. Sono 500 g di farina, 00. Comprate una farina di qualità, cercate di mettere all'interno del vostro impasto una farina con un 11-12% di proteine del glutine. Leggete proprio sopra lo sacco questa dicitura. Con il nostro cucchiaio andiamo a girare. Cerchiamo anche di non toccarci le mani con questa tecnica. Si chiama tecnica knock-knit, quindi impasto senza impasto. È molto semplice, vedete che si è già impastato praticamente. Quando arriviamo a questa consistenza, vado ad aggiungere il sale e continuo a impastare con il mio cucchiaio. Andiamo a pulire bene la ciotola, l'impasto si è quasi sformato. A questo punto non preoccupatevi che l'impasto è grezzo, poi lasciatelo riposare per 15 minuti, lo coprite con una pellicola. E fra 15 minuti facciamo delle pieghe di rinforzo. Allora, sono passati 15 minuti, il nostro impasto si sta ammorbidendo e vado a dare delle pieghe di rinforzo. Vedete come diventa sempre più liscio il nostro impasto. Sempre molto semplice, molto delicato, vedete che è sempre più liscio. Okay. Faccio questa procedura di riposo per altre due volte, sempre a step di 15 minuti, quindi copro il mio impasto, lo lascio riposare 15 minuti, lo riprendo e faccio ancora le pieghe, così per due volte. Dopo di ciò, prendo la mia cassettina e lo faccio riposare a temperatura ambiente per due ore. Ci vediamo al completamento del riposo, deve raddoppiare l'impasto. Allora, sono passate le due ore, vado a prendere il mio impasto, vedete come bello raddoppiato? Metto una sporcata di farina e vado a riportare il mio impasto perché andrò a fare le palline. Vado a fare le palline, usciranno circa 4 palline a 250 grammi. Faccio le mie palline e le metto a riposare sempre nella tua cassettina. Fatto le mie palline, vedete? Le chiudo ermeticamente e le lascio riposare dalle 6 alle 8 ore a temperatura ambiente. Buon riposo! Allora, sono passate le 8 ore, andiamo a prendere il nostro impasto, prendiamo le nostre palline, nel frattempo vedete gli impasti sono triplicati quasi, direi che la lievitazione è perfetta. Andiamo a stendere la nostra pizza che ci facciamo una buonissima marinara. Io amo la marinara, è la pizza più semplice, ma è buonissima. Ok, vado a spostare, quindi a schiacciare la parte centrale, non tocco il cornicione, perché a me piace la pizza leggermente alta.
vado ad allargare la mia pippa. Prendo la pala, arrivo un po', questa. Condisco con del buonissimo pomodoro, il mio aglio, e andando a fare il cavolino. Pronti, andiamo in forno. Chiudiamo e aspettiamo il tempo che cuocia. Andiamo a vedere se la pizza è pronta. Direi che eccola qua, un goccio d'olio per salire l'oliva. È pronta la pizza, fatta in casa. Allora amici, spero che vi sia piaciuta la mia ricetta e ricordate sempre, stay rock, stay wok. Buon appetito!